Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giusto, la pop artist e chiamo da no. E vivo ad Amsterdam, sì, in the Netherlands. Ebbene sì, signore e signori. Oggi però, come potete notare, sono già truccata, sono appena tornata da lavoro, sono veramente stanca. Dice, ma che hai fatto? Giusto, ti sono levato pacchi? No, perché c'è stata insomma una situazione che sono andata di corsa, fai qua, insomma, va. E quindi sono stanca, capito? Sì. Detto ciò, devo fare mille cose in casa, ovviamente, perché se non le faccio io, chi le fa? Chi le fa? Nessuno. Quindi, tutto questo per dirvi, cercheremo di, in 20 minuti, su per giù, di trattare l'argomento lips complicated, cioè labbra, come dire, che non sono quelle belle turgide, lisce che ci mostrano Instagram, TikTok, YouTube, di queste giovani donne con queste labbra turgide che si iniettano cose e poi dicono: ma no, ho messo il gloss. Beh, cioè, no. Poi, soprattutto con l'andare avanti dell'età, e noi lo sappiamo bene, che cosa succede? Le labbra si assottigliano, ma non solo si assottigliano queste bastard, cioè, ma io dico, no, ci si ingrossa il culo, ci si ingrossa il braccio, qua la pelle, ci si ingrossa tutto e ci si assottiglia il labbro, cioè il naso si ingrandisce, i peli crescono, cioè, capisci? C'è proprio un accanimento verso il genere femminile, io credo. Quindi, questo, soprattutto questo labbro qui, diventa sottile e poi si fanno quelle tanto simpatiche rughette, quelle lì, no? Quelle lì, queste qui, oltre che i baffi, che crescono i baffi, insomma, una chiavica, proprio noi, proprio, Madonna, io non lo so come facciamo ad affrontare la vita, ma ci riusciamo anche col sorriso, eh? Uomini mattacchioni, che il vostro unico problema qual è? Diteci che vi escono i peli dalle orecchie, pensateci bene prima di lamentarvi. Detto questo, allora, vabbè, non solo, insomma, labbra mature, ma anche labbra con delle problematiche, con delle cicatrici. Aspetta che ho segnato perché c'erano un po' di richieste, cicatrici, comunque far sì che insomma, il trucco labbra resista, sia a lunga tenuta, e in generale come affrontare, come truccare le labbra e labbra problematiche proprio del tipo che nessuno ha capito ancora cosa tipo labbra segnate, depigmentate. Allora, ovviamente le problematiche un po' estreme, come di non so, chi sono io per trattare di questa cosa? Io vi posso dare qualche consiglio, no? Qualche trucchetto per insomma aiutarvi nella cosa. Allora, in genere, quando le labbra sono problematiche, si tende ad utilizzare dei colori neutri o comunque dei gloss. Questo perché? Perché la consistenza del gloss o comunque del colore non matte fa sì che queste problematiche si notino di meno, ok? Perché se tu c'hai, aspetta, adesso vi faccio l'esempio con la mano, no? Allora, io ho tutte queste righe, tutte queste tutti questi segni. Se io ci vado sopra con un colore matte, spesso, che tu dici, vabbè, ma è spesso, perché dovrebbe, e invece no, cioè, proprio il colore matte spesso mette in evidenza di più tutti i segni che hai di secchezza, di vecchiaia. Quindi, allora, sicuramente utilizzare, se voi siete abituate a utilizzare una matita, sì, ma magari invece di stenderla, cioè voi la mettete con, magari ne mettete di meno sul contorno e poi con un pennellino. Può essere un pennellino piatto, per esempio, di cui mi sono fornita poc'anzi. Non è vero? Eccolo qua. Pennellino, per esempio, ecco qua. Ve la sfumate, vi sfumate il bordo e vi portate il colore verso l'interno delle labbra. E quindi cercate di, come dire, di far sì che il pigmento entri anche in quelle linee, cioè si stenda bene e non crei quel,
antiestetico ispessimento nelle zone dove abbiamo le rughette. Non so se mi sono spiegata. Cioè, praticamente il trucco che è alla base di tutto è fare il tutto più sfumato e leggero possibile. Purtroppo, dice, ma a me piace il rossetto rosso, fuoco ardente, e purtroppo il matte è meglio non metterlo. Se devi mettere un rossetto rosso, comunque devi andare su un prodotto cremoso, morbido, che non vada a appunto mettere in evidenza l'inestetismo. E comunque ricordatevi che se voi avete un problema e volete nasconderlo, il trucco non è andarci a mettere tante cose sopra. Questo in generale. Quindi se voi avete uno sfregio qui, no? Dici, io lo voglio coprire, ci metto 1 chilo di fondotinta sopra, poi lo tampono con la polvere e poi, ah, vedi, adesso non si vede. E no, si vedrà ancora di più perché il make-up lavora sul pigmento, non sui vuoti e i pieni, non sulle dimensioni. Purtroppo è così. Ci sono delle cose che attenuano, ma non potrai mai coprire totalmente. Cioè, è come se io, mo qua, c'ho questo neo sporgente, no? Eccolo qua. Io adesso per coprirlo che faccio? Ci metto 1 chilo di cosa sopra. Io che cosa apparirà in questa zona? Apparirà un montagnozzo colorato. Ovviamente magari in video no, in foto no, in foto sembrerà uniforme, però poi da vicino, nella vita vera, che è quella che dobbiamo vivere, no? Noi non è che ci trucchiamo per fare video, ripeto sempre, cioè, nella vita vera risulteremo un po' così, un po' particolari, ecco. Come anche, vabbè, abbiamo trattato di questo diverse volte, del naso per esempio con una gobba o un naso storto, qualsiasi ombra noi andiamo a creare in modo molto evidente che in foto e in video fa apparire il naso più dritto, dal vivo mette in evidenza l'inestetismo. Ok? Stesso discorso per le labbra. Quindi l'unico, diciamo, trucchetto è trovare appunto un colore cremoso, un colore che possiate stendere bene col pennello, quindi meno prodotto, più lo strato è sottile. Cioè, vedete, per esempio, io ho messo adesso un rossetto matte, bello, mi piace questo colore, mi piace questo rossetto, ma mi mette in evidenza tutte le righe che magari, cioè al momento non mi sento nemmeno le labbra tanto secche. Ok? Quindi il trucco qual è? È mettere comunque un rossetto morbido. Ci sono anche i rossetti morbidi matte, come per esempio questo di Maybelline, è abbastanza matte, è cremoso e si stende facilmente. Tu dici, vabbè, Giusy, però vedete, col pennellino, anche se lo depigmentiamo un po', comunque ci dà quell'alone che il colorito umano c'è. A quel punto si può andare con una matita sopra a intensificare. Aspetta. A intensificare, però sempre poi col pennellino andiamo a sfumare. Cioè, non teniamo ispessimento di prodotto, cioè manteniamolo proprio il più sottile possibile. E poi, ovviamente, vabbè, il gloss è la morte sua, ti risolve tutti i problemi. Però noi il gloss non lo vogliamo, quindi come possiamo fare per renderlo più a lunga tenuta? Prendete una salvietta, la dividete. Ce la facciamo? Non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Giusto, non te la potevi preparare? Vabbè, insomma, questa la apri. Ciao, eccolo qua. Eccola qua. In questo modo. Dopodiché si appoggia sulle labbra. Ah, guarda, vedi, c'è anche il segno. In modo che prenda tutta la parte colorata. Poi con un pennello intriso, intriso di cipria, si fa questo lavoro qui. Professional. Si fa questo lavoro qui, con qualsiasi tipo di rossetto, satin, cremoso, da matte, semi matte, e questo lo mattifica e assicura una maggiore tenuta. Mo', ovvio che purtroppo non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, purtroppo bisogna sacrificare qualche aspetto, no? Per esempio, se io voglio,
Come dire, se non funziona niente di tutto ciò e voglio comunque delle labbra tinte, ci sono le tinte labbra, ma non le tinte labbra che vendono Astra e Chicazzi e Mazzi. No, ci sono proprio dei prodotti del tipo, mo ce l'ho nel kit. Devo andare a prendere? No, dico, non me lo fate andare a prendere. Vabbè, lo vado a prendere. Ariechime. Allora, ci sono dei lip pigment, diciamo così, chiamiamoli così. Quello di MAC, diciamo, è quello più famoso, viene usato pure nell'Expose. Questo piccolo cosino qui, che è proprio un pigmento che tu puoi mixare a qualsiasi tipo di, vabbè, questo chiamato lip, ma in realtà tu potresti, è proprio molto liquidino, diciamo così, semiliquidino. Infatti ne basta un pizzico. Questo lo fai asciugare, vabbè, ci sono un sacco di colori ovviamente, e lo fai asciugare e questo ti crea questa, cioè non ha spessore, non ha spessore e ti crea questa, infatti vedete, questa tintura, questa sorta di tintura alle labbra. La sora danese Myricks di questi ne ha fatti 5 milioni e mezzo di tutti i tipi e anche questo più o meno è lo stesso ragionamento, solo che è leggermente più geloso di quello di MAC, quindi crea leggermente più spessore. Eccolo qua. Però una volta steso e questi sono waterproof, lunga tenuta e touch e touch e touch. E anche questi, ciao gore, non se leva. Poi c'è la versione un po' più low cost, che è quella di NYX, che ne ha fatte un po' di colorazioni di questo che si chiamano eye paint. Io, come dire, l'ho usato dappertutto tranne che sugli occhi. L'ho usato sulle cheek, l'ho usato sulle lip. E sugli occhi non mi fido tanto, perché io sono particolare. E praticamente stesso discorso. È appunto un prodotto molto sottile, quasi, cioè è quasi impercettibile. Si asciuga e tinge. Quindi questo sicuramente aiuta se avete problemi di depigmentazione. Poi ovviamente, raga, cioè bisogna fare delle prove perché ogni derma è diverso, quindi come dici, ci saranno delle zone in cui magari funziona più questo, più questo, più questo. Uno deve fare delle prove, purtroppo. Purtroppo sono sordi, raga. Oppure te ne freghi e te compri il rossetto. E quindi questi prodotti sono molto, molto, molto utili. Come, allora, per, come tinta, quindi per tingere. Se invece oltre che il problema di tinta, c'è cioè un problema proprio di texture del labbro. In quel caso ci sono delle soluzioni estreme, ma che comunque, come dire, a livello quotidiano c'è il latex, per esempio, liquido di Kryolan, dove tu ti crei proprio la pellicchia di latex e te lo vai a colorare. Però ecco lì, non è che tu ogni mattina devi fare la pellicchia di latex e mettersi il rossetto. Capite? Cioè dovete ponderare e prendere delle decisioni a riguardo. Quindi io mi sento di dire provate questi prodotti. Come cioè io poi non è che c'ho, come dire, vi consiglio questi perché questi oli mix li uso appunto nella mia professione. Come a livello personale che ho usato e che ho qui a portata di mano, sicuramente un buon, un buon rossetto matte che comunque non mette in evidenza le pieghette potrebbe essere questo di Maybelline. Però ecco, qui già siamo di nuovo tornati a, diciamo, la normalità. Ecco, quindi qui già con questi affrontiamo cose più estreme di tintura. Con questi invece semplicemente c'hai un po' la labbra. Labbro invecchiato con questi che pure sono matte, se applicati sempre poco, non è che devi fare lo stratone, sempre poco, poi con tamponata la salvietta e allora vedi che Maybelline, dicevo, si chiamano matte matte.
Che nome! E questi sono molto carini come matte. Questi invece di L'Oreal sono un po' più pesantoni, però mi piacciono perché a me piacciono quelli pesantoni. Vabbè, famosi questi, i creamy satin, diciamo così, di L'Oreal, Color Rich. E vabbè, e questi li sapremo tutti. Poi cos'altro c'è? Cos'altro c'è che c'ho? Vabbè, poi ci sono, ormai spopolano questi rossettini molto cremosini, molto carini, che danno appunto qui, però questi, ecco, non sono assolutamente a lunga tenuta. Io adoro questi di Catrice, ma Essence pure li fa. Come prodotto cremoso, mi è piaciuto molto, questo è di KVD Beauty, che l'ho provato. Che però appunto non è, ma è comunque, vedete, è un po' cremosino, satin, però questo, ecco, stai sicuro che questo non ti mette in evidenza niente. Poi ci sono, vabbè, i rossetti di MAC. Io adoro i retro matte perché sono super matte, però perché io ho lo sconto pro, perché altrimenti, no, non essendo il prodotto labbra il mio feticcio, come dico sempre, non ci spenderei mai 20 euro a bullet, ok? Per dire. Quindi, penso di aver affrontato tutti i cosi. Allora, forse la matita. Allora, la matita, io non sono una grande estimatrice della matita, anche quando la metto per lavoro, la metto più come linea guida nelle labbra difficili, ma già se non si ha un labbro difficile preferisco utilizzare il pennello e appunto queste tinte. Sicuramente, se si hanno labbra problematiche, la matita bisogna prenderla non troppo dura, non troppo morbida, e bisogna stare attenti all'applicazione. Io consiglio sempre, vedete, la punta, di schiacciarla leggermente, di quasi appiattirla, in modo da creare una punta appiattita, e a quel punto sarete molto più facilitati in questo modo che in questo modo, e il prodotto verrà rilasciato in modo molto più graduale e leggero, vedete, in questo modo, che invece andando a fare questo lavoro qui. E poi ricordatevi che le matite, tutti gli utensili, come dire, che possono essere utilizzati nel disegno a mano libera, che somigliano a appunto strumenti utilizzabili a mano libera, fanno sì che noi possiamo esercitarci sul foglio. Cioè noi possiamo vedere la posizione della mano, che fa sì, possiamo vederlo su un foglio, vedere il risultato di come la pressatura della posizione, e poi riprodurlo sulla nostra bocca. Per fare allenamento. Quindi, questo della punta appiattita fa sì anche che tu, a seconda di come inclini, puoi avere, vedete, una parte più, un degradé. Vabbè, e questo è uno dei tanti trucchetti. Però ecco, io con la matita non sono una grande fan, però capisco che aiuta a tenere, soprattutto se è una matita che, di quelle appunto che non se ne vanno, aiuta molto. Però se hai labbra problematiche, appunto, bisogna stare attenti per la consistenza, perché troppo cremosa, ecco che crei quello spessore che va a evidenziare il problema. Troppo dura, vai a sfragagnarti tutta la bocca, no? E non va bene. E quindi ciccia. Quindi la soluzione ottimale è il gloss. Il gloss. Per esempio, se io adesso mettessi del gloss su questa situazione qui, che la scelta del gloss, bisogna stare attenti che sia un gloss che non abbia troppe particelle glitterate dentro, perché anche lì, come quando tu una pelle matura, no? Per esempio la palpebra estremamente texturizzata, tu quando ci vai a mettere un prodotto molto glitterato, molto luminoso, shimmer, rischi di mettere in evidenza ancora di più
queste problematiche. Quindi la stessa cosa vale per le labbra. Deve essere comunque, intanto c'è sto dente che mi si deve essere comunque un gloss che non sia luminoso, cioè non abbia appunto particelle. Ecco, ad esempio questo qua. E poi che sia, cioè che sia un gloss e non questi oli. In questo modo tu sei andata otticamente a risolvere, diciamo, questa cosa. Però ovvio che se ti piace il rossetto matte, dici sì, ma dattelo in faccia. No, invece se metti un rossetto tipo questo qui, pieno di glitterone, questo mette ancora più in evidenza le linee. Quindi questo cosa ci dice? Che come al solito solo le giovani sono fortunate. Ma no, siamo state giovani anche noi, quindi siamo state odiate anche noi dalle vecchiarde. Io sono la vecchiarda number one. Allora, spero di aver trattato tutti i temi, più o meno, in un modo ovviamente youtubico, quindi non è che possiamo stare qui a fare un trattato sulla cosa. Poi vi consiglio sempre... Va bene affidarsi a YouTube, anche per quanto riguarda queste cose qui. Cioè, mo avete trovato a me, e vabbè, che io comunque affronto il tema in un determinato modo. Però, sicuramente fare un bel workshop con una professionista vera, quindi non una che fa solo le spose, cioè una vera professionista che tratta il make-up in tutte le sue sfaccettature, il make-up anche problematico, perché ci sono quelle proprio specializzate su make-up su persone mature, su persone con problemi di pelle, pelle acneica, infiammata, insomma, cioè, ci sono quelle brave. Il problema è trovarle, e quindi quello sì è un problema. E fare un bel workshop che questa persona vi può dare queste due o tre dritte, voi potete fare le domande in modo approfondito e vi risolve tutti i dubbi esistenziali. Io ci provo, ma ovviamente non avendo confronto diretto con voi, faccio quello che posso. Spero di non avervi detto troppe banalità. E niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ho cercato anche di essere abbastanza veloce ed esaustiva, non so il minutaggio. Speriamo non sia un video troppo lungo e barboso e barbone. Quindi, cosa dire? Mi raccomando, follow, like, commento e saribeccame. Ciao.